Mattia Torre, Pietro Sermonti e Antonio Catania. Voi chiaramente prima, dopo e durante Boris avete lavorato moltissimo in altre produzioni televisive, mentre per l'appunto voi facevate questa gigantesca presa in giro. Era cambiato, è cambiato poi il rapporto che avevate sul set con gli altri nel momento in cui praticamente li prendevate in giro, andavate a fare altre fiction, altri lavori? Prego. Questa è una risposta facile. Vai tu. Vabbè, sei più adulto, sei più maturo, vai. Allora. Allora bisogna grazie dire che. No, bisogna dire che naturalmente Boris, essendo la presa in giro di tutto quel mondo, è la valvola di scarico per noi attori, dove possiamo dare sfogo a tutto quello che era diciamo la parte. Sta squillando il cellulare adesso. Neanche hai fatto un nome e già ti chiamano. Bisogna stare molto attenti. Quindi lì da una parte sei nella fiction, quella ufficiale che ti permette da vivere, tra l'altro, è così? Da. Quella che dove ti pagano, dove hai degli impegni inderogabili. E dall'altra parte invece hai questo bellissimo gioco che è Boris, che però non è un gioco, è un lavoro, dove ti pagano? No. Dove puoi però essere più elastico con le date, nel senso che, sai, io devo fare tre pose questa settimana, non posso venire, no? Quindi c'ha questa elasticità, come quando vai, ecco, è la ricreazione, no? Quella è Boris per noi rispetto. Solo che una è poi alla fine il prodotto, uno è serio e l'altro invece no, meno, l'altro meno, e quello che è serio è quello che hai fatto, diciamo così, nei ritagli di tempo, tra l'altro, no? Perché hai fatto, che dovrebbe essere il contrario. Pietro, nella tua carriera, quanti Stanis La Rochelle hai incontrato? Quanti attori di quella tipologia? Io per primo, e poi no, ne ho incontrati, ho preso di coriandoli qua e là, soprattutto devo dire da colleghe che hanno queste vertigini, questi momenti di pazzia e mitomania. Mi sono ispirato a molte donne e anche a me, nel senso che Stanis ha la possibilità di aprire il gas e di lasciare spazio a tutto il peggio che mi abita. E con Stanis avevo la possibilità di rovesciare sui poveri telespettatori, grazie a loro che hanno scritto un personaggio fantastico, insomma, prendermi in giro. Anche. Ma c'è anche del tuo, possiamo dire, davanti allo sceneggiatore? Perché sì. C'è un margine di improvvisazione che ti lasciava Mattia? Sì, ma paradossalmente neanche tanto, poi tutto quello che improvvisavo me lo tagliavano. Per cui mi dicevano è ottimo, poi non lo vedevo mai, per cui no, era il 99,9 scritto. Poi loro, insomma, Mattia mi conosce da 25 anni, per cui evidentemente agli altri autori da una vita, per cui evidentemente hanno anche scritto delle cose sapendo che sono scemo abbastanza per prestarmi, insomma. Però era la voce di un altro. No, però era scritto, l'improvvisazione era marginale. È vero che molti dei personaggi di Boris appartengono a una tradizione che ti preesiste, sia le maestranze, quel tipo di romanità bassa, sia anche, addirittura anche René, alla fine l'uomo che vuole sempre e non lo raggiunge mai. Invece mi sembra che la figura di Alessandro Tiberi, cioè lo stagista, il ragazzo che continua a nutrire questi sogni inutilmente ed è continuamente vessato, è una specie di personaggio nuovo, cioè non è Fantozzi da una parte, ma non è nemmeno il posto di Ermanno Olmi, quello che comunque è condannato per tutta la vita. Mi sembra l'unico elemento di rottura. Ma in realtà Alessandro ci serviva inizialmente come strumento, diciamo, proprio di racconto, nel senso che eravamo noi, insomma, era il nostro sguardo su quel mondo, ci serviva un personaggio puro che entrasse lì dentro col candore, con l'innocenza, se vuoi, di un giovane che ha voglia semplicemente di imparare e che si ritrova in un mondo di mostri, cioè la primissima scena della prima puntata, della prima stagione di Boris, è lui che entra e viene mandato a fanculo, insomma, quella è la sua condizione. E,
E d'altra parte è stato interessante vedere come nell'arco invece delle tre stagioni poi Alessandro in qualche modo passa anche al lato oscuro della forza, insomma ci piaceva che è anche un po' scemo delle volte, nel senso che poi quando lui ha l'occasione di fare delle cose le fa magari così così, cioè ci piaceva che ogni personaggio fosse tridimensionale, che non ci fosse proprio diciamo la lo stereotipo del buono o del cattivo. Quindi inizialmente era una funzione narrativa, diciamo così, e poi in qualche modo si può dire che si è quasi confuso tra la forma. Eppure poi a lui spettano i momenti sempre di commedia, però più sinceramente amari. Io ricordo quel pezzo in cui gli viene detto: ma quali contratti, ci vuole passione, sì, che sì. È terribile. Sì, la sì, sua... sì. E lui è tutto contento, cioè lui è contento, scemo, capito? In quel senso è scemo. Nel senso che lui dice, non so, gli offrono un assegno, una cosa di Dio, non mi ricordo se forse deve pagare lui, non mi ricordo com'è la cosa, ma insomma lui alla fine è soddisfatto. In realtà sulla commedia italiana c'è un equivoco, nel senso che a noi ci penso di dire, ah, sono personaggi ereditati. Secondo noi no, nel senso che i personaggi della commedia italiana in qualche modo facevano fatica a rapportarsi ai loro tempi. Invece qui i nostri sono delle beh, sono dei mostri perfettamente calati nel loro tempo, cioè loro sono dei grandi lottatori, ognuno di loro ha un proprio spazio di sopravvivenza ed è mostruosamente a suo agio. Tu vuol dire, non vogliono guadagnare niente, vogliono tenere lo spazio che hanno... In qualche modo sì, come tigri nella giungla, insomma, e quindi biascica, è una bestia, ma non si può dire che faccia fatica a misurarsi col suo tempo. Lui ha quella specie di suo spazio nella foresta e quello si tiene, insomma. Vabbè, noi siamo pazzi di questi personaggi, avremmo potuto andare avanti, poi insomma per la salute mentale abbiamo dovuto chiudere, insomma, però insomma sono personaggi che ci hanno accompagnato per molti anni. Vabbè, della Crescentini, insomma, sì, vabbè, come si vede nella serie, è un personaggio che noi amiamo molto, è il nulla, insomma, e quindi per lei vale tutto, insomma. Quando c'è quella battuta con Erlitzka, no? Che dice dov'è il teatro? È Pitagora, cioè, insomma, sì, beh. Immaginate cosa può rappresentare. Recentemente ci siamo detti che tutto sommato Boris il film poteva essere semplicemente la storia di un film che doveva realizzare René con un'attrice in posa, cioè come dire un film che si fa soltanto per far lavorare un'attrice, come sono storie che ci raccontano. E lei può essere il motore di tutto, insomma, cioè può reggere un'intera stagione. E poi appunto per noi è stato molto divertente lavorare con un'attrice brava come Carolina, che insomma generosamente ha dipinto un personaggio, è effettivamente il corrispettivo femminile di Stanis, cioè un incubo, insomma. Guarda, sono successe cose clamorose, ora è sconveniente fare nomi, ma noi abbiamo saputo diciamo di grossi dirigenti Rai che dicevano: oh, il dottor Scane so io, come dire, vantandosene, cioè naturalmente, cioè, non si scherza. Forse qualcuno lo sa perché l'abbiamo detto in qualche intervista, ma abbiamo fatto Giulia Ratzinger per universalizzare un po' di più, nella speranza che questo film andasse all'estero, poi non ci è andato, diciamo, e pensavamo sempre a questo fantomatico pubblico francese, poi in Francia non ha visto mai nessuno, insomma. E perché all'inizio doveva essere invece Luciano Moggi, la fiction era L'inferno di un innocente, ed era Moggi finalmente scagionato che giocava a pallone in un prato verde, e lo doveva far Favino. Poi invece abbiamo optato su Ratzinger, che ci sembrava più aperto.